siamo il video di un artista italiano contemporaneo ispirato da un grande artista del Novecento italiano al quale è dedicata incidentalmente la mostra che vedete nelle sale dell'Hotel de Galifet. Questo video, come voi sapete, è stato realizzato per una mostra importante, mostra torinese, curata tra gli altri da Maurizio Cattelan, da Miriam Ben Salah, che dovrebbe essere in sala, e da una terza curatrice, Marta Papi. E questa mostra si intitolava Shit and Die e il video è stato prodotto poi da Sky Art ed è uno dei video più visti su Sky Art. Non vi dico altro, vi vorrei invitare a vedere questo video e poi a cominciare una piccola breve presentazione dialogica con l'autore di questo video che è Julian Carani, che forse vuole dire qualcosa. Vi saluto all'inizio. Buona visione. Ciò che potevo e avrei potuto condividere con gli altri, perché tante cose non le ho mai volute condividere. Sono stato in fondo un uomo solitario. Non mi dispiace proprio, anzi, considero che sia stato anche molto interessante. Cosa ti devo dire? Qual è stato lo spunto di questo video? Ma è partito tutto dalla commissione che è venuta da Maurizio Cattelan, che ha curato con Miriam Ben Salah e Marta Papini la mostra Shit and Die, e mi ha chiesto di pensare un lavoro sulla Torino magica, no? Sappiamo tutti cosa succede a Torino. E cioè, nel senso che queste sono cose normali a Torino, in un altro posto sarebbero cose assurde, no? E qui parlano tutti italiano, giusto? Sì. No. Ma capiscono? Sì, capiscono. Ma vengono tutti questi parlare italiano. Davvero? Sì, incredibile. Sì. Come incredibile? Mi sembra strano. No, vengono solo per questo. Anche per fare degli incontri. E quindi dopo una serie di sopralluoghi sono arrivato nella casa di Mollino, ho conosciuto Fulvio Ferrari che è qua con noi, che mi ha raccontato tutta la sua storia. Sono stato tutto un giorno con lui e tutta la sua ricerca che ha fatto della casa che ha acquistato, che ha preso, ha cercato tutti i pezzi per ricostruirla, ispirandosi anche dalle foto che erano scattate nella casa, e alla fine, così, parlando come si parla di qualsiasi cosa, mi ha detto che voleva sentire una medium perché doveva fare delle domande a Mollino, perché c'erano delle cose che non aveva ancora capito e in cui non aveva trovato spiegazione. E allora, quando sono andato via di lì, ho capito che era quella la cosa giusta, fare un lavoro su quella casa che mi ha intrigato enormemente. Sono partito perché non potevo rimanere a Torino, sono rimasto in contatto con Fulvio, che ha incontrato questa medium, e so che si sono parlati. E poi ho chiesto se potevamo rincontrarla per poi girare il film. E niente. Quindi ho parlato con il direttore di Sky Art, che è stato coproduttore del film, e gli ho detto che volevo riprendere, perché era partner Sky Art, e quindi produceva il film, e gli ho detto: guarda, voglio fare una seduta spiritica in casa Mollino, voglio organizzare questa cosa, però ovviamente quando si vuole realizzare un progetto del genere devi pensare anche che fallirai, perché non è che dipende da te. Io voglio fare la cena con la medium e il morto, e poi voglio che venga bene, non è che puoi deciderlo. E
quindi devo dire che il direttore è stato molto comprensivo, ha detto ah bellissimo, proviamo, fallo, vedi cosa succede. Poi però mi sono reso conto che se chiedevo alla medium se accettava di essere ripresa e firmare la liberatoria per la televisione al telefono, mi avrebbe sicuramente detto di no. Quindi la medium non sapeva? Quindi la medium sapeva che c'ero anch'io, ma non sapeva che avrei ripreso quel giorno. Io intanto ho fatto partire tutta la macchina produttiva e quindi insomma sono arrivati i fonici, poi lavoro con un fonico non vedente che ha una tecnica di registrazione molto particolare. Per registrare questa voce ho usato 7 microfoni posizionati in tutti gli angoli della stanza, quindi un lavoro anche molto particolare. Abbiamo messo le camere in posti, dei posti dove erano meno evidenti possibili, perché comunque ho pensato se questa comincia a parlare, poi l'imbarazzo, il fatto che ci sono le telecamere. Poi ho scoperto che lei quando lavora, perché quello che fa è un lavoro, no? Tiene gli occhi chiusi, quindi da quel punto di vista è andato bene. Insomma, alla fine abbiamo preparato tutto, Fulvio ha apparecchiato la tavola utilizzando tutti i pezzi di mollino in maniera meticolosa e certosina, quasi surreale, perché quando ho visto stirare la tovaglia col ferro da stiro d'epoca non ci volevo credere neanch'io, e quindi la situazione era piuttosto surreale fin dal mattino. E alla fine, quando è arrivata la medium in casa, c'è stata una scena piuttosto imbarazzante e abbastanza strana, perché lì le abbiamo spiegato in quel momento che non era una cena tra amici, ma che avrebbe dovuto cenare con il morto, e lei un po' imbarazzata ha preso un attimo un po' di tempo e ci ha risposto: ma non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo a lui. Adesso glielo chiedo. Allora a quel punto ho detto no, questo è un momento veramente raffinato per chiudere il sipario, no? Prima di aprirlo, perché se lei dice guarda io gliel'ho chiesto ma lui mi ha detto di no, non c'era più neanche modo di convincerla. Come si faceva a convincerla? No, non era possibile. Poi ha chiuso gli occhi e ha detto che è una buona idea. Quindi fortunatamente la medium è anche una sensitiva e ha capito che sarebbe andata a finire bene, e quindi si è seduta e ha cominciato a parlare in questo modo qui, e noi abbiamo registrato l'audio e il video, e poi sono ritornato un paio di giorni perché volevo ben capire perché aveva progettato quella casa. Poi ci sono state le registrazioni della sala, i movimenti di macchina, e così. L'unica cosa che è andata storta è che io mi ero immaginato che lei mentre mangiava avrebbe parlato con lui, invece in verità nel momento che ha iniziato a mangiare si è scollegata, ha detto così: ho un improvviso vuoto di presenza. E allora nel film ho fatto che quando lei inizia a mangiare ci sono questi movimenti di macchina come se lo spirito se ne andasse da casa e esce dalla finestra, che secondo me quella è la vera entrata della casa. La finestra? Sì, la finestra. Cioè la finestra, non la finestra, il terrazzo, sì. Il terrazzo è la vera entrata, la vera uscita della casa, non è la porta delle scale. Questa è una cosa. Perché è aperto sulla natura, perché è aperto sul fiume il terrazzo. Sì, ma poi perché c'è un'entrata, l'entrata è molto molto semplice, c'è uno specchio, invece quell'ingresso lì, che non è un ingresso, perché accede al terrazzo, ci sono queste due conchiglie, ci sono i due draghi. È una porta. Non me l'ha detto, non sono immaginato io. È stato il momento più difficile di questo video?
Il momento più difficile sarebbe stato dire al produttore di Sky Up che avevo speso tutti i soldi e lei mi ha detto che non avrebbe parlato e quindi non avevo un piano B. Però questa è una storia che racconto perché è la storia vera. Però ci può credere solo qualcuno che mi conosce, perché chi non mi conosce può anche non crederci. E quindi mi va bene anche se qualcuno pensa che questa qui è una sceneggiatura ben scritta, che l'ho scritta io e sono stato molto bravo a scriverla. Facendo recitarla. Facendo recitare un'attrice brava, una brava attrice, e quindi significa che ne so molto di arte, di esistenza. Posso anche dire così. E qual è stato il momento più bello nella realizzazione di questo video per te? Il momento più bello è quando abbiamo diviso il piatto di tortelli di Carlo Mollino e ce ne siamo mangiati uno a testa. Ci racconti qualcosa di quello che non si vede in questo film, cioè come avete realizzato questa specie di colonna sonora che è fatta da suoni speciali? Come avete organizzato le riprese, che sembra fatta quasi così in uno stato di trance, con un occhio che entra, esce, che c'è, non c'è. Avete girato qualche cosa sulla... ci sono... non è stato... il backstage non è stato girato perché la situazione era abbastanza strana. Fulvio, dove sei? Tu ti sei accorto di quel momento lì o non te ne sei accorto quando l'ho raccontato prima? Di quello che è successo nel durante? Praticamente la situazione era abbastanza strana perché era tutto assolutamente magico e quindi l'amica della medium si è messa a pregare a terra. E la medium era venuta con un'amica? Una cara amica che doveva cenare, in verità, quindi... È rimasta senza cena. Sì, l'abbiamo mangiato molto tardi. E questa amica si è messa a pregare. Si è messa a pregare, la situazione era abbastanza strana. E poi c'erano anche dei miei amici che mi hanno accompagnato perché un caro amico di un mio amico è stato allievo del maestro di questa medium che è Albania Tommasini e quindi è stato importante per fargli capire che comunque non era uno che voleva sfruttare un'immagine, ma volevo fare un lavoro che insomma si avvicinasse il più possibile alla sua realtà. E così è stato, solo che mentre io giravo e seguivo quattro camere, quindi non avevo molto tempo di ascoltare lei, perché dovevo ascoltare le camere che andavano in registrazione, gestirne quattro è piuttosto complicato, dietro pregavano e quindi ogni tanto mi giravo e vedevo tutta questa gente che pregava, era una roba stranissima. Sì, avevano il biotensor che è un'asticella che si muoveva e andavano in giro così. Adesso con la casa dire dove era, non so, la presenza. Pulivano i campi energetici, questo è quello. Ma operavano nella stessa direzione? No, intanto io guardavo dietro e dicevo, Madonna, se vorrei girare la camera ma dovevo rimanere lì, e poi avevo promesso che non avrei girato il backstage, quindi è stato così. Più il mio fonico non vedente, e quindi ha un altissimo, la sua immaginazione è piuttosto spiccata e quindi anche con lui lavorare è molto interessante, perché anche il suono è stato costruito seguendo un'idea. Come avete realizzato questa cosa? Il suono è stato realizzato dai riverberi degli oggetti. Ogni oggetto fa un suono, devi essere non vedente per accorgertene, perché dai comunque importanza più alla vista. Il riverbero che noi riconosciamo meglio è quello della conchiglia, che ha un suo suono, però ogni oggetto ha un suo suono, filtra i suoni e con dei microfoni molto molto particolari riesce a registrare questi suoni
dal movimento minimo di oggetti o proprio dell'attraversamento del suono, cioè anche il silenzio è un suono, se noi siamo tutti zitti comunque c'è un suono, solo uno spazio, non c'è il suono. E infatti Kubrick è stato molto bravo a fare 2001 perché non c'è suono in certi momenti, come succede nello spazio veramente. E quindi questa è una parte di registrazione. L'altra parte di registrazione è stata che ci siamo immaginati come era al di là, per cercare di creare un'atmosfera che ci avvicinasse di più a quello che è successo. E così chiacchierando Mirko mi diceva che per lui l'aldilà non era altro che un insieme di suoni molteplici sovrapposti uno all'altro. Lui si immaginava una gran cagnara, un gran parlare di voci una sovrapposta all'altra, e allora per fare questo che si sente ha preso delle registrazioni di dialoghi, interviste, conversazioni di persone che hanno registrato ovviamente questi dialoghi in vita, che ora sono morte, e le ha messe tutte insieme. E le ha sovrapposte? Le ha sovrapposte creando questo suono, e che insomma ci sta. Poi le difficoltà. Quella soprattutto, il resto no, sono io che ero molto curioso di capire perché tutti quegli specchi, perché lo sfondamento dei muri, e ho cercato di raccontarlo nelle inquadrature dei movimenti di macchina, cercando degli angoli dove gli specchi ancora sono specchi perché la luce li ha opacizzati, quindi volevo cercare di capire cosa significava vedere tutto sdoppiato. E quale idea ti sei fatto di questa casa? È davvero la casa del riposo del guerriero alla quale Mollino voleva affidare la sua vita ultraterrena? Ma guarda, io non mi faccio domande su questo film. Ci sono già tutte le risposte lì. Non mi sono mai posto. Mi sono posto la domanda se era tutto vero, era tutto finto. E ho montato sto film, ero a Los Angeles ed era abbastanza assurdo perché quando uscivo di lì prendevo la macchina, andavo in giro e c'era tutto attorno a me hip hop e anziani con la chiodo, tatuati, ed poi tornavo in casa e montavo sto film e mi sembrava tutto finto. E poi quando sono tornato in Italia ho continuato a finire il montaggio e ho pensato che fosse tutto vero. E adesso cosa pensi? E adesso penso che qualsiasi cosa sia, comunque quello che è venuto fuori è molto interessante. Sei contento? Sono contento, sì, perché è un'ottima riflessione sulla missione che ha un artista in vita, che molte volte chi fa arte è perso, in continuazione si perde perché magari non è capito, non capisce perché deve fare una cosa, perché la sta facendo, perché magari non è riconosciuto per quello che fa. E penso che questa conversazione sia stata molto interessante, è una cosa molto interessante per tutti gli artisti e anche non. Anche no. E se ho scritto la sceneggiatura sono stato proprio un bravo sceneggiatore. E Albania? Dici due parole su Albania. Albania è stata la medium. L'Albania è stata bravissima. L'ha visto? Sì, l'ha visto. È stata molto contenta e mi ha chiesto una copia che voleva regalare alla sua figlia, quindi meglio di così, no? Però non so dirti tanto di più di lei. C'è stato un incontro tra due sconosciuti e ognuno si è fidato dell'altro, mi sembra già meraviglioso.
Quello che mi preme dire è che questa sera voi avete visto qualche cosa che appartiene a una cultura vera, autentica, esattamente come quello che è la cultura dell'ingegnere, perché questa signora che non fa sedute spiritiche e che invece è una professionista ed è una psicologa, è una signora che per 30 anni ha studiato una disciplina, quindi lei si è data degli strumenti che ognuno di noi potrebbe avere se per 30 anni, anziché fare l'impiegato, il direttore di banca, tutti i giorni facesse quello che ha fatto lei. Quindi questa intervista è speciale perché noi possiamo e potremo ancora, quando vogliamo, chiedere delle cose a Molina che non sono delle cose che verificano se quel giorno aveva le mutande rosse, ma che, come avete visto, sono invece risposte molto profonde su quello che è l'essenza della nostra vita, su quella che è l'essenza dell'arte che trascende la nostra vita. E quindi tutto questo prosegue il lavoro che facciamo in Casa Mollino, che è il lavoro fatto per capire una persona che non è stato né un architetto né un pilota né tutto quello che si dice, ma che è stato fondamentalmente un filosofo che ha speso la sua vita per capire perché siamo sulla faccia di questa terra e pare addirittura averne dato una risposta. Per cui quella casa che voi avete visto è una specie di tesi finale di laurea della vita e aprendo questo progetto di Mollino, su cui lui non ha mai scritto una sola parola, ma ha lasciato molte tracce e molto evidenti, uno dei quali è il cuscino nella camera che avete visto con il letto a barca, che rappresenta proprio il trasporto, il viaggio meglio dell'anima verso la città di Abido, quindi verso una vita futura. E tutto questo è fantastico perché molto concretamente e direi molto da ingegnere, come era in realtà la testa di Mollino, lui ci lascia delle indicazioni fantastiche. Per cui noi che sappiamo, di nuovo noi dico io e mio figlio che lavora con me lì, che sappiamo esattamente com'è questa storia, devo dire che forse abbiamo persino voglia di abbandonare il corpo che connota questa nostra vita per vedere e per andare appunto in questa successione di vite.